che gatte morte! Abbiamo deciso di fare pace e andare d'accordo con voi. Ragazze, temo che non accetteremo la proposta. Ma aspettate, non saltiamo così in fretta a conclusioni. Vi assicuriamo che siamo delle gattine dolci e carine. Ho 2 milioni in banca, vivo in una baracca, faccio questo lavoro, è quello che io adoro. Chuck, che diavolo fai seduto? Perché adoro questo lavoro, ma mi sento un po' stanco. Oh, povero Chuck, sei stanco? Ti porto un letto così puoi dormire. Oh, sei così dolce, Mandy. Chuck, sei serio? Alza subito quel sedere. Ti sei assicurato che non ci siano estranei nel campus? Ma certo, non c'è nessun estraneo nel campus. Non mi perderei nemmeno una mosca. Sai che sono l'agente Chuck, l'agente mosca YOLO. Lo spero proprio. Se vedo un solo estraneo nel campus, lo dirò a Max e ti licenzierà, capito? Sì, ho capito. Ma perché sei così cattiva, Mandy? Ciao, guardia Chuck. Ciao, Punka. Cattiva? Non mi hai ancora vista in cattività. Ora mi è chiaro perché non piace ai ragazzi del campus. Che cosa hai detto? Ma no, non ho detto niente. Allora, adesso alleniamoci sul rovescio. E... ha! 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 Senti, ma sei impazzito? Non ora, non vedi che mi sto allenando a tennis? Prof. Katy, ci staremo allenando e ci sta disturbando un po'. Sai cosa? Ora prendo questa racchetta. Se ti rivedo seguire di nuovo le lezioni di tennis, sai cosa accadrà. E ora vieni subito con me. Katy, mi fa male. Ragazze, state qui, torno subito. Mettimi giù, mi fa male, mi fa male. Ciao a tutti. Fermatevi. E voi due chi Chuck, siete? Chuck, non vedi che sono estranei? Cacciali via! Non sono ammessi estranei, andatevene, forza! Estranei? Non siamo estranei, guardia Chuck! Non ci hai riconosciuti? Dicono di non essere estranei, lasciamoli entrare, giusto? Chuck, ma sei scemo! E tu ci credi? Scommetto che sono estranei! E che vogliono entrare illegalmente nel campus. Guarda, si sono pure coperti il volto. Cacciali subito! Sentite, perché dovrei credervi? Toglietevi queste maschere e mostrate le vostre facce, forza! Forza! Ci riconoscete ora? E perché vi siete travestite? Mandy, non lo capiresti mai, perché tu non sei alla moda. Sono in ritardo per lezione, forza, fate largo, spostatevi. Salve, Chuck. Ehi, salve, Chuck. Ah. Era uno scherzo. Bene, Mandy, sono Amina e Steph. Le lasciamo entrare, giusto? Certo, possono entrare. Amina, non ti serve questo per essere la moda? E se fossi in te, Steph, non me lo toglierei mai. Molto divertente. Non capirò mai la moda. Ok, Chuck, ora devo andare. Tu apri gli occhi. E assicurati che non entri nemmeno un estraneo nel campus, capito? Sì, certo. Ho capito, ho capito. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Ragazze, li riconoscete? Chi sono? Non li ho mai visti prima. Saranno sicuramente dei nuovi arrivati. Già, è incredibile come gli adolescenti se ne inventino di ogni pur di attirare l'attenzione. Noi siamo fortunate e non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Già, noi siamo le più belle, atletiche e popolari di tutto il campus. Già, siamo così popolari che persino il prof Max vuole allenarsi con noi. Ma non pensate che le ragazze più popolari dovrebbero avere i ragazzi più popolari? Ma nessuno ci ha ancora provato. So io cosa fare, dovremmo andare da quelle piccole ragazzine e chiederle chi sono i tipi più popolari e ci proveremo noi. Miau! Max vuole divertirsi a giocare a tennis. Se lo può scordare, non avremo più nemmeno una lezione di tennis in programma. Troviamo un nuovo posto per allenarci.
Ma che cosa stai facendo? Non lo vedi? Sto facendo qualche cambiamento al programma. Hai il diritto di cambiare il mio programma. Stai infrangendo le regole del campus. E questo può essere fatto solo dal preside o da me. E a me non interessa nulla delle regole. No, non ti lascerò toccare il mio programma. Non ti lascerò più giocare a tennis. Prof, sta cancellando lezioni? Vedo che il tennis è presente in tutti i giorni. Sicuro che vedi bene? Oggi non c'è lezione, dunque andate a casa. Quindi possiamo andare tutti a casa? Correte a casa, avete sentito? Ah, sì. Non hai il diritto di impedirmi di fare sport, hai capito? Anche lo yoga è uno sport, ma non sei mai venuto alle mie lezioni. Quindi tu non andrai più a giocare a tennis, perché capito? Non ti sposti dal programma, forza? Togliti da qui! Aia, Katie, che male! Mi stai facendo incavolare! Ti sto facendo arrabbiare. Ok. Ecco, tieni il tuo programma, se ci tieni. Ma tu sei una piccola gnomo dispettosa, Katie. E tu sei una lunga e stupida giraffa. A dopo, giraffa. Aspetta, Ponca, ora chiamo Dylan. Ehi, io, bro. Dylan, ciao. Ehi, come stai? Va tutto bene, solo mi sono un po' ammalato. Cosa? Sei un perdente. I forti non si ammalano mai. Sì, senti chi parla. Senti, vuoi vedere le tenniste? Oh, certo. Eccole qua, gustati il panorama. Oh, non male, non male. Sai che c'è? Andrò al bar e offrirò un gelato alle tenniste. Due palline di gelato ciascuna. Bobole a me? Certo che sì, Ponca. Ehi, bro, non sprecare i tuoi soldi. Fratello Dylan tornerà al campus e regalerai anche a lui un gelato, è chiaro? Se tu fossi una bella bionda ti regalerei una palla di gelato. Ma sei un ragazzo ricco e impudente. E riccio. Che cosa posso pretendere da te? Sei solo un avidone. Che cosa hai detto? Babbo, sei così carino. Sì, lo so, Ponca. Ma ti dispiace se offro il gelato a quella bionda laggiù? Beh, Bubble, non mi interessa. Perché continui a chiedermelo? Quindi non ti interessa? Ma sei la mia tipa o no? Dimentichi un piccolo dettaglio. Non siamo una coppia. Non sono la tua ragazza. Noi siamo solo amici. Capito? Sì, che me lo ricordo. Ma pensavo avessi cambiato idea. Comunque te ne pentirai quando cuccherò quella bionda e rimarrai senza ragazzo. Non devi preoccuparti di me. Ci penso io a me. Ma chi è quello? Non lo so. Ehi, ragazzi, Chuck sta dormendo. Certo che non ha più paura di niente. Che coraggio a dormire sul lavoro. Guardate che razza di agente. Fa esattamente ciò che vuole. Se vuole dorme, se vuole mangia e prende i soldi. Che vita da passare. Sapete, ragazzi? Farò vedere le telecamere al prof Max. Cosa? Sei una spia, Hulk? Ma no, non sono una spia. Allora perché, se non lo sai, stai prendendo il cellulare per fare un video a lui? Il prof Max lo metterà nei guai. Anziché usare le telecamere, gli faccio io un video, ma non lo farò vedere al prof. Sono Hulk, ragazzi, e questo è il nostro agente Chuck. Guardate quanto è sveglio. Ah, sì, proprio così. Raga, dove ci si diverte di più? Nel campus. E qual è la migliore guardia? Chuck! Sì, gira. Guardia Chuck, c'è una rissa nel campus. Forza, vieni a salvarci, ti prego. Sono un po' stanco, risolvete questo problema da solo. Ragazzi, ho un'idea grandiosa. State attenti, guardate. Chiudiamolo nel gabinetto. Che grande idea, sì. Ehi, belle, ciao ragazze. Ciao, tenniste! Ci abbiamo pensato e abbiamo deciso che non ha senso questo litigio. Abbiamo deciso di fare pace e andare d'accordo con voi. Bonia, che stai dicendo? Non ne abbiamo mai parlato! Abbiamo concordato che non avremmo fatto amicizia con nessun altro. Ragazze, temo che non accetteremo la proposta.
Ma aspettate, non saltiamo così in fretta a conclusioni. Vi assicuriamo che siamo delle gattine dolci e carine, non è vero, ragazze? Miau. Che gatte morte. E allora, siamo amiche? Ok, ok, ora lasciateci in pace. Urrà, siamo molto felici. Bonia, ricordati quella domanda. Amina, tu sei nel campus da un po' e conoscerai il ragazzo più cool. Puoi dirci chi è? Ah, capisco. Ragazze, certo che ve lo dirò. Il ragazzo più cool del campus è... Bubble! Sarà proprio felice di conoscervi. Ragazze, siete troppo gentili. Grazie per il vostro aiuto. Ciao, cocche! Ciao! Buona fortuna con Bubble! Aprite la porta! Non riesco a respirare qui! Aprite la porta, apritela! Mandy, grazie! Chuck, perché diamine eri chiuso in bagno? E perché hai scritto in faccia al loser? Tra l'altro con due O! Dall'altro lato! Beh, non so come sono arrivato qui. Cosa? Ti sei addormentato al lavoro? Che magia è mai questa? L'altra guancia. Ma ti rendi conto di cosa hai fatto? Hai lasciato il tuo posto! E nel frattempo sono entrati degli estranei! Non ti preoccupare, sistemerò tutto, ok? Cosa dovresti sistemare? E se gli estranei sono già nel campus? Seguimi. Guarda, Steph, la nostra foto col passamontagna ha già 10.000 like! Oh mio Dio, di già! Steph, ma chi è questa? Beh, probabilmente Oe Ponka, una delle tenniste. Ci hanno visto col passamontagna e hanno deciso di copiarci. Non abbiamo nemmeno il tempo di sfoggiare una novità? Che tutto il campus ce la copia! Mamina, ora vado là, le tolgo il passamontagna e le dirò di non copiarci mai più! Ascolta bene, copiona! Non ti ha detto nessuno che non si può copiare il look delle migliori del campus? Togliti subito questa maschera! Ciao, sono Mia! Sono nuova nel campus! Ma perché hai deciso di metterti questo? Ho pensato che così mi avreste notato prima. Di solito non mi nota nessuno. Molto bene, un'altra secchione nel campus. Presto ci saranno solo secchioni in questa scuola. Ok, nuova arrivata, benvenuta nel campus. Scusa, come sei arrivata qui? Dalla porta, come tutti i ragazzi, mentre stavi dormendo. Cosa hai detto? Io non dormo al lavoro, è chiaro? Russavi come un bulldog. Io? Io non russo, soprattutto a lavoro e durante il mio orario di lavoro, è chiaro? Chuck, lo sai che è scritto sulla faccia loser? Eppure è scritto male. Accidenti, avrò problemi con Mandy per aver permesso a degli estranei di entrare nel campus. Sei in arresto, forza. Cosa andiamo. Cosa ho fatto? Ti sei intrufolata illegalmente nel campus. Ehi, bello, hai dei soldi? Ti conviene andartene, hai capito bene? Che cosa hai detto? Ah, lascia che lo prenda a calci! Ah, che male, ragazzi! Lasciate che vi dia i soldi! Non ho bisogno dei tuoi sporchi soldi! E non tornare mai più, hai capito bene? Sì, certo! E comprati dei vestiti! Siamo stanchi di vederti nudo a scuola, ok? Li comprerò, statene certi! Oh sì, che grandi! Ehi, so che siete stati voi a scrivermi perdente in faccia e a rinchiudermi in quel dannato bagno, è vero? Cosa? Sei impazzito, Chuck? Perché se qualcosa va storto dai la colpa a noi, scusa? Se non siete stati voi, allora chi altro? Beh, chiunque. Bubble, per esempio. E poi che cosa stavi facendo mentre ti scrivevano perdente in faccia? Sì, infatti. Smettila di ridere, perché scoprirò chi è stato. Ho questa penna. Sapete di chi è?
Scrivi qualcosa. E dove devo scrivere? Prova sulla sua faccia. E perché proprio sulla mia? Allora scrivi sulla sua. Forza, scrivi. Ecco fatto. Ah, allora ti ho preso, perdente. Cosa, Chuck? Ho visto la scritta e sai, è stata fatta dalla stessa unica persona. Sei in arresto. Andiamo, perdente. Cosa? Ragazzi, ditegli che non sono stato io, forza, diteglielo. Cavolo, Hulk, smettila. Sono davvero stufo, ok? Forza, ragazzi, smettetela. Ciao, ragazzi! Chi di voi è Bubble? Bubble? Perché cercate quel perdente? Cosa? Davvero? Ci hanno detto che è il più cool del campus. Già, lui è il migliore. Sono io, Bubble. Ma no, sono io, Bubble. Allora, chi di voi è Bubble? Eccomi qui, sono io, il vero Bubble. Già, sei proprio come ti immaginavo. Un bellissimo ragazzo con le codine colorate. Ti ho pure sognato oggi. Certo che sei un dannato topo peloso. Sì, certo, senti chi parla. Ragazzi, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Così non vi perderete i nuovi episodi. Ciao!